Bella ragazzi. Bella ragazzi, questa volta vi facciamo vedere come avvitare un pezzo di compensato su una base o comunque per così, in qualsiasi modo. Comunque, dovessimo mettere una lista di compensato sottile in verticale su un compensato sottile o più spesso o qualsiasi altro materiale e pensiamo di mettere delle viti da legno da sotto, bisogna. Si può, ma bisogna curare dei dettagli, perché le viti da legno, avvitandosi, specialmente in un compensato, che è tutto fatto di strati incolati, ma anche il legno non compensato, legno normale, tende a allargare, aprire, spaccare. Potremmo anche farvi vedere una cosa veramente ignobile, già a mano, come vedete. Si sta aprendo una fessura, una crepa. Allora, invece, seguendo un consiglio qualche consiglio che vi daremo, potrete farlo anche con viti grosse addirittura. Conviene in un compensato così usare delle viti tipo da 3, 3,5 al massimo, però si può anche usare qualcosa come questa, che è una vite da 4,5, di quelle da truciolare. Quindi, prepariamo innanzitutto il buco. Poi possono essere anche tanti buchi se il pezzo è grosso, sulla base dove, sul supporto dove dovrà essere collegato questo. E il buco dove entra la vite deve essere sempre del diametro della vite, 4,5, 4,5 la punta. Perché se voi fate un buco piccolo e avvitate la vite qua, lei forza e segue il suo filetto. Poi avvitate la vite su questo e continuerà, se non lo comprimete bene, continuerà ad avvitarsi a questo modo e non tirerà mai questo contro se stesso, ma se lo tenete ben unito, si avviteranno uniti, ma resterà un minimo di gioco sempre e non terrà mai. Quindi, facendo foro grosso, la vite si avvita in questo altro pezzo e tira assieme i due pezzi. Mentre qua bisogna fare un altro discorso. Abbiamo visto la vite esternamente da 4,5 e dobbiamo misurare quant'è la vite sul suo nocciolo. La vite sul suo nocciolo è circa 3 mm. Se noi facciamo qua un foro da 3 mm, la vite va ad avvitarsi e va a forzare solo con le coste e non con il nocciolo, che sarebbe quello per un cuneo che spaccherebbe il legno. Ma noi andiamo oltre. Comunque, se una cosa sottile così, una vite così grossa, si rischierebbe sempre di spaccare. Quindi andiamo oltre. Facciamo un buco più piccolo ancora, da 2,5, perché avvitando questa qua potrebbe non essere così robusto il filetto che si forma dentro, mentre se andasse un po' forzata, allora avremo sicuramente tutti i denti del filetto inseriti nella sua matrice femmina. A questo punto, penserete, si spacca tutto. C'è un trucco. Allora, procediamo con la foratura prima. Useremo un accecatoio per creare il cono della testa della vite. È utilissimo questo. Questo è per metalli. Va bene anche sul legno. Abbiamo fatto il foro da 4,5 e abbiamo creato la svasatura. Ora dobbiamo forare questo. Allora, per avere un po' di perpendicolarità, possiamo sempre fare così. Allora, questo lo mettiamo per così. Mettiamo nella morsetta. Così. Facciamo prima, abbiamo la perpendicolarità. Anzi, facciamolo un po' di lato perché il lato è sempre quello che si spacca quando si avvitano le viti vicino all'estremità.
Facciamo così. Allora, andiamo. Ora sacrifichiamo una vite, come quelle che dovremmo mettere nel nostro pezzo, e la trasformiamo in un maschio per filettare. Questo è un trucco per mettere viti grosse nei pezzi di legno sottili. Praticamente dobbiamo, dato che la vite gira in questo modo, dobbiamo creare uno spicchio qua mancante, praticamente uno scavo. Io lo faccio con questa, nessuno lo faccia con questa perché pochi hanno la mano per fare questo lavoro. Da questa parte tolgo un po' di materiale, da questa parte invece non deve assolutamente essere toccato lo spigolo dei filetti, perché devono diventare coltelli che faranno il loro lavoro. Ok, qua è molto tagliente. Fate in altro modo per fare questo lavoro qua, usate un Dremel, ci sono questi bellissimi dischetti abrasivi e lo lavorate col Dremel. Adesso noi abbiamo il nostro pezzo da filettare. Non uso l'avvitatore per farvi vedere come lavora. Perché se no ci mettiamo un secondo, invece voglio fare durare il video di più. Mettiamo in una morsa, questo è il trucco per non farlo spaccare anche quando si filetta. Se il pezzo è grosso che non si può mettere in una morsa, chiaramente lo chiudete tra due tacchetti con una cagna o sergente di questo tipo qua. Andiamo a vedere come lavora. Vedete che vite enorme per un legnetto così sottile. Lavora benissimo, non fa assolutamente fatica a entrare perché sta tagliando, non sta allargando il legno, ma lo sta semplicemente tagliando come un utensile. Ok. Adesso possiamo farvi vedere un'altra cosa. Qua è uscito tutto il trucciolo. Un altro espediente è questo. Vogliamo tenere anche in un compensato tipo questo di pioppo, quelli un po' de delicati, vogliamo ottenere un giunto veramente efficace. Dopo aver fatto quel lavoro lì, questo qua tanto è la fine, questo attack, riempiamo il foro di attack. Ecco, il foro subito si è riempito, ora pian piano scompare l'attack perché si sta assorbendo sui lati. Praticamente trasforma il legno, anche un legno tenero, intorno al foro in qualcosa di duro, tipo una plastica dura. Quindi questo giunto sarà veramente resistente. Ora bisogna aspettare un attimino che faccia presa, perché quando si assorbe nel legno così non è veloce come quando si incolla qualcosa di che non è poroso, ci mette più tempo, quindi ci vogliono quei 3-4 minuti. Se vi interessa qualcosa, avete visto un Dremel, qualche cosa come sempre, mettiamo dei link nella descrizione del video per acquistare magari online qualcosa che può interessarvi. Adesso, questa qua è la vite che abbiamo usato come maschio, abbiamo le nostre viti che
abbiamo le nostre viti che fisseranno i pezzi. Ha una durezza giusta, non sforza il legno, non si apre nessuna crepa. Mettiamo così, così sta un po' meglio, circa perpendicolare. Paralleli i lati. Ma possiamo anche stringere fortemente. Qua non si muove più. Non c'è nessuna crepa. Abbiamo fatto un giunto veramente resistente su un compensato molto sottile. Con questo sistema si possono costruire macchinette tipo questa. Sono tutte viti grosse. Si possono costruire macchinette tipo questa. Qua sono piccole macchine, piccole produzioni di cose in piccola serie. Sono tutte avvitate con grosse viti di grosso diametro e tutti i fori sono stati impregnati di loctite, di ciano acrilica. E a questo punto vi salutiamo. Non so se vi sarà utile, se a qualcuno è utile questo video. Siamo molto felici di averlo aiutato. Bella ragazzi! Bella ragazzi!